Pace e bene a tutti e bentornati con il nostro appuntamento alla scoperta dei nostri amici santi. Oggi è il 16 maggio e noi ricordiamo Sant'Ubaldo da Gubbio. Ascoltiamo. Ubaldo, nato da una famiglia tedesca, perse i genitori da bambino e venne allevato dallo zio, che ne curò l'educazione religiosa e intellettuale. Nella collegiata di San Secondo venne scoperto dal monaco Giovanni da Lodi, che prese Ubaldo come collaboratore, rimandandolo a San Marino per rimettere in riga i canonici. Anche se Ubaldo non era ancora prete, ci riuscì, grazie alle sue doti di persuasore e con la forza dell'esempio. Nel frattempo, nel 1114, venne ordinato sacerdote e qualche anno più tardi verrà rieletto priore per un decennio, riformando la disciplina e il costume. La fama del suo nome e delle sue virtù si era diffusa al di fuori della sua città, tanto che a Perugia nel 1126, dopo la morte del vescovo, lo vollero come nuovo pastore. Ubaldo, però, schivo di tanto onore, si recò a Roma per chiedere al Papa Onorio II di lasciarlo come semplice prete. Ne ottenne la grazia. Quando poi, a Gubbio, morì il vescovo, il Papa lo fece successore. Il vescovo Ubaldo governò la diocesi di Gubbio per 31 anni, riuscendo a superare avversità ed ostacoli con mitezza d'animo. Rispondeva alle divisioni tra famiglie importanti, agli scontri nel clero, agli atti di indisciplina con una fiduciosa inalterabilità, e quando nelle lotte cittadine si poneva mano alle armi, era pronto a mettere in gioco la propria vita. Ubaldo, amato dal popolo perché era sempre pronto a difenderlo dall'arroganza dei potenti, salvò la città di Gubbio dalla distruzione minacciata da Federico Barbarossa. Il vescovo, armato solo della forza della fede, andò incontro all'imperatore Barbarossa che, colpito da tanto coraggio, risparmiò la città. Ubaldo morì il 16 maggio del 1160 e già venne proclamato patrono. Venne canonizzato nel 1192 da Papa Celestino III. Il corpo, dapprima sepolto in cattedrale, nel 1194 venne trasferito in una chiesa sul Monte Ingino. E ogni anno Gubbio festeggia Ubaldo con solenni riti religiosi e con una caratteristica corsa dei ceri, che sono tre macchine di legno portate da uomini in costume lungo le vie cittadine a passo di corsa, per salire poi sul Monte Ingino. Sant'Ubaldo ci riconduce a Gubbio, una città molto cara per noi francescani, perché vi prende luogo una delle vicende più tenere che riguardano la vita di San Francesco, l'episodio del lupo di Gubbio. C'era questo lupo che si aggirava diciamo con cattiveria, con fame, e faceva danni perché aggrediva persone, uccideva. Era un grande problema e tutti cercavano di eliminarlo. Ma arrivato Francesco, Francesco riesce a stabilire un contatto con questo lupo, che in realtà si suppone fosse un ladro, una persona, un assassino. E Francesco capisce una cosa molto, molto importante, che il lupo si comportava così perché aveva fame. E quindi che cosa fa? Dice a tutto il paese di nutrire questo lupo e fa insomma questo patto. Il lupo non avrebbe aggredito più nessuno e perché non l'avrebbe fatto? Perché il paese si sarebbe preso cura del lupo e quindi sarebbe diventato amico di tutti quanti, curato da tutti quanti. Perché dico questa storia proprio anche in relazione con Ubaldo? Perché Sant'Ubaldo aveva un po' questa indole, quella di saper rimettere in comunione le persone. Visse in un periodo molto difficile, un periodo di tante guerre, e lui non si risparmiò mai, rischiando anche la vita in tanti momenti. E aveva questa capacità, tramite il dialogo, riuscire a entrare nel cuore delle persone, a sciogliere quell'aggressività che causava la violenza e a mettere bene in relazione tutti quanti.
Come sarebbe bello se anche noi potessimo avere questa qualità nella nostra vita, senza arrabbiarci, cercando di capire l'altro perché si sta comportando male, cercare di ascoltare questo bisogno che in realtà viene poi espresso con la cattiveria, con la violenza. C'è questo piccolo segreto, ognuno in fondo di noi è buono, come in questo racconto del lupo di Gubbio. Il lupo diventa cattivo perché è affamato e non ha nessuno che lo nutre. Cerchiamo anche noi di avere questo sguardo con le persone intorno a noi, quelle più aggressive, guardandole un po' come lupi che in realtà cercano solamente di mangiare e hanno bisogno del nostro aiuto. Quindi apriamo il nostro cuore e invochiamo l'intercessione di Sant'Ubaldo. Sant'Ubaldo, prega per noi.